Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa monomarca questa volta. Ho preso tutti i prodotti Arnaboldi e li ho comprati direttamente sul loro sito, quindi ve lo lascio giù in info box così potete andare a vedere perché hanno veramente un sacco di cose molto sfiziose. Io ho deciso di prendere queste cose sul sito per due ragioni. Una è perché avevo lo sconto che avevo trovato nella Degustabox e due perché ho provato a reperire queste cose nei supermercati ma non le ho trovate o comunque non ho trovato tutte le versioni. Io volevo provare tutte le versioni, soprattutto del loro mix biologico. Io questo lo avevo trovato nella Degustabox, in questo caso è il mix biologico di grano saraceno, zucca, carote e zenzero. Questo io l'ho provato, ho provato quello della Degustabox, mi è piaciuto veramente tantissimo e quindi ho deciso che volevo provare tutte le altre varianti che ho trovato effettivamente sul sito. Quindi io adesso condivido con voi le cose che ho preso e spero anche in questo modo di farvi conoscere una nuova tipologia di alimento. Se poi la conoscete già, non sarà nuova, ma per chi come me non la conosceva, è comunque una nuova scoperta alimentare. E davvero mi sembra molto molto originale, quindi questo è il motivo per cui lo condivido qua sul canale. Questa vi posso già dire che è buonissima perché l'ho già provata. Tutte le altre cose che vi mostrerò invece non le ho provate, quindi non so se saranno buone o no, però sono molto curiosa di provarle. Quindi io di questa ne ho preso due confezioni perché mi è piaciuta, perché vado sul sicuro e quindi insomma ne ho preso due confezioni. Eccole qua, due confezioni di mix biologico, grano saraceno, zucca, carote e zenzero. Un'altra versione di questo mix biologico è questa, riso integrale con fantasia di lenticchie e rosmarino. Eccola qua, mi sembra veramente una cosa sfiziosa per due ragioni. Mi piace il riso integrale, mi piacciono le lenticchie, mi piace il rosmarino, quindi sono proprio curiosa di sentire come sarà sul palato questo mix di queste tre cose. E quindi questa è anche un'altra versione. Poi c'è ancora un'altra versione che è questa, zuppa biologica sempre di farro e legumi. Questa forse è un pochino più classica perché comunque la zuppa di farro e legumi l'ho già trovata in altre tipologie, diciamo, di altre marche, però sono proprio curiosa di provare questa perché comunque mi è piaciuta, diciamo, la tipologia dei loro prodotti, mi è piaciuto anche come hanno dosato i vari ingredienti, mi sembra che ci sia equilibrio, quindi insomma mi incuriosisce. Un'altra versione è questa, zuppa, riso rosso e verdure. Adesso io vado a leggere gli ingredienti per vedere verdure di quale genere. Dunque, qui abbiamo, vabbè, ovviamente riso rosso, orzo, farro e verdure disidratate, di cui carote al 52%, cavolo verza al 24%, cipolla e broccoli al 15,6%. Pomodoro, aglio, sedano e basilico, non dice in quale percentuale, farina di riso, piselli verdi, estratto di curcuma. Ecco, qui abbiamo questa tipologia di verdure, diciamo, e c'è anche, scusate, estratto di lievito, quindi se qualcuno fosse intollerante al lievito, sappiate che c'è un estratto di lievito. Non ho guardato negli altri, però comunque quando andate sul sito Arnaboldi sicuramente tutti gli ingredienti sono elencati in maniera precisa. Comunque qui abbiamo questo mix di verdure con il riso rosso. E poi sempre con il riso rosso, ed è l'ultima variante, c'è questo riso rosso con piselli, porri e maggiorana. Anche questo mi attira tantissimo. Tra l'altro la maggiorana è una di quelle cose che mi piace tantissimo perché insaporisce veramente molto tutto quello che andate a cucinare. Sono proprio curiosa di assaggiarla qui mischiata ai porri e al riso rosso. Ok, adesso basta cose biologiche, vi faccio vedere altre due cose che ho preso che non sono biologiche ma che sono altrettanto sfiziose. Ho preso il riso alla cantonese, riso con frittata e verdure. In questo caso vi dico che cosa c'è dentro.
perché riso alla cantonese a volte lo fanno in diverse versioni. Qui abbiamo riso, ortaggi e verdure disidratate, tra cui cipolla, carote, piselli, porro, aglio, frittata liofilizzata, uova fresche pastorizzate, sale, stabilizzanti, acidificante, lattosio, aromi naturali. Quindi questo è quello che è contenuto nel riso alla cantonese. È una cosa che a me piace tantissimo il riso alla cantonese, però non avevo mai provato a prenderlo, diciamo al supermercato, perché comunque me lo andavo a mangiare al ristorante. Questa volta dovevo arrivare alla cifra minima per non pagare le spese di spedizione, ho detto ma sì, mi prendo il riso alla cantonese. E poi ho preso due confezioni di pizzoccheri con grano saraceno e ricetta lombarda. I pizzoccheri sono un piatto classico della Valtellina, mi piacciono molto, però non sono né biologici né dietetici, però sono sfiziosi, sono buoni. Quindi ho pensato di prendermi anche due confezioni di questi, che comunque mi sono sempre piaciuti. Questa è stata la mia spesa Arnaboldi, vi lascio giù in info box il sito perché ci sono tante tipologie di cose, c'è la cucina orientale, ci sono appunto quei mix biologici, c'è la cucina asiatica, ci sono veramente tanti tipi di cose, quindi se vi piacciono queste cose un po' sfiziose, un po' particolari, veramente potrebbe essere sicuramente interessante fare un giro su quel sito. Aggiungo che io non vengo pagata assolutamente da Arnaboldi, quindi non è una pubblicità che sto facendo al sito, semplicemente condivido con voi la mia spesa e vi consiglio di visitare il sito perché mi è sembrato interessante, ma in realtà nessuno mi paga, nessuno mi dà niente in cambio, quindi è solo un'informazione disinteressata. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.